Buongiorno, buongiorno da Occhio Bello Media. Rispondo oggi alle vostre mail. Iniziamo subito. E scusatemi se passo da un argomento all'altro, ma rispondo appunto alle vostre mail. Mi chiedete cosa vuol dire NASPI? NASPI vuol dire disoccupazione. C'è una persona che è stata licenziata, una persona che ha finito il contratto di lavoro ha diritto di fare la domanda di disoccupazione. Perciò ricordatevi, NASPI vuol dire disoccupazione. Chi può fare domanda? La domanda la può fare la persona che ha un contratto a tempo determinato, la persona che è stata licenziata, la persona appunto che ha finito il contratto, cioè che ha finito i giorni concordati con il datore di lavoro, che è stato assunto a tempo determinato, e poi ci sono altri motivi per la quale può fare domanda di disoccupazione. Ci sono altri motivi che adesso vi elenco. La domanda di NASPI può fare la lavoratrice che ha presentato le dimissioni nel periodo della maternità, perché si tratta di dimissioni per giusta causa. Lavoratrici madri obbligate a presentare le dimissioni durante il periodo tutelato dalla maternità, anche loro possono fare domanda di NASPI. Lavoratori che sono stati licenziati per motivi disciplinari. Queste persone possono fare domanda di disoccupazione, possono fare la domanda della NASPI. Inoltre, chi può fare ancora domanda? L'apprendista, i dipendenti della pubblica amministrazione con un contratto a tempo determinato. Inoltre, personale artistico con contratto subordinato a tempo determinato. Inoltre possono fare domanda per la disoccupazione soci volontari di cooperative con un rapporto di lavoro subordinato. Quali sono i requisiti per fare la domanda? La domanda di disoccupazione deve essere presentata entro 68 giorni. Andate presso un CAF e chiedete. Andate presso un patronato, andate presso un sindacato, informatevi. La domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica. Anche in questo caso andate presso il vostro patronato di fiducia che vi farà la domanda e la invierà in modo telematico. Se invece la volete fare a casa da soli, dovete avere lo SPID. E questo lo sapete perché ve l'ho già spiegato nel mio video precedente. Per fare la domanda NASPI dovete avere questi requisiti: essere in possesso dello stato di disoccupazione, avere versato nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione almeno 13 settimane di contributi. Dovete poi rivolgervi a un centro per l'impiego che vi dirà cosa fare, perché prendendo appuntamento con il centro per l'impiego vi spiegherà quali documenti sono necessari per il rilascio di alcuni altri documenti che vi serviranno in futuro. Lo stato di disoccupazione si ottiene rilasciando la DID, la DID, e rispettando alcuni requisiti. Ve li leggo: non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo, essere titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Il secondo punto è stato introdotto dal decreto legge numero 4 del 2019, il quale è stato ripristinato l'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione. In sostanza, cosa vuol dire? In sostanza, non perdono lo stato di disoccupazione coloro che, pur lavorando,
percepiscono somme non superiori ai seguenti limiti: 8.145 euro all'anno di reddito da lavoro dipendente, 4.800 euro all'anno di reddito da lavoro autonomo. Queste persone non perdono lo stato di disoccupazione. Le persone che hanno i requisiti sopra descritti sono in stato di disoccupazione, possono iscriversi e possono rimanere iscritti al centro per l'impiego. Il disoccupato dovrà presentarsi di persona presso il centro per l'impiego, come vi ho detto prima. Deve avere la carta d'identità, deve avere il codice fiscale, deve avere la copia del contratto di lavoro. Per chi è disoccupato e chi è straniero, a loro verrà chiesto il permesso di soggiorno. NASPI 2022. Le novità sugli importi sono state comunicate dall'INPS con la circolare numero 26 del 16 febbraio 2022. Avete capito? C'è una novità. C'è una novità degli importi. La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'identità di disoccupazione NASPI è pari a 1.250 euro per il 2022. L'importo massimo mensile dell'identità non può andare oltre a 1.360 euro per l'anno 2022. La durata della NASPI. La durata dell'identità di disoccupazione del 2022 dipende dalla storia contributiva del lavoratore, dipende quanti contributi la persona ha versato. In ogni caso non possono superare 2 anni. Perciò per chi ha fatto la domanda di disoccupazione può ricevere l'importo una volta al mese, ma non può superare 2 anni. Anche in questo caso, per ricevere l'identità di disoccupazione per 1 anno o per 2 anni ci sono dei requisiti. Andate dal vostro CAF, andate presso il vostro patronato che vi spiegherà gli altri requisiti. Questo è per quanto riguarda la NASPI. Lo sapete che se voi siete disoccupati potete chiedere anche un'altra cosa? Dovete andare presso il distretto sanitario della vostra città, potete chiedere il 7R3 perché siete disoccupati. Andate presso il distretto sanitario della vostra città e chiedete l'esenzione. Se avete l'esenzione, avete diritto di non pagare gli esami che fate, ad esempio l'esame del sangue, la radiografia e tutte le altre prestazioni. Avete un'esenzione, ricordatevelo. Se volete avere più informazioni dovete prendere un appuntamento al distretto sanitario della vostra città. Potete prendere questo appuntamento mandando una email e facendo delle domande, oppure prendendo direttamente l'appuntamento presso il distretto. Loro vi spiegheranno cosa serve per chiedere l'esenzione del ticket. Io vi faccio un esempio. Per una persona che abita da sola, il reddito complessivo può essere di 8.263 euro. Questo è il reddito annuale dell'anno scorso. Se invece si tratta di una famiglia, magari si tratta di marito e moglie, il reddito dell'anno precedente non deve superare 11.362 euro. Se questa famiglia ha anche dei figli, per ogni figlio bisogna aggiungere a 11.362 euro, bisogna aggiungere 516 euro. Andate presso il vostro distretto, chiedete informazioni e vi diranno se avete diritto all'esenzione ticket o no. Passiamo adesso a un'altra domanda. Mi avete chiesto l'elenco dei richiedenti asilo che vogliono fare la domanda di cittadinanza. Richiesta di cittadinanza per richiedenti asilo. Cosa serve? Servono 5 anni di residenza,
bisogna rinnovare il documento di riconoscimento dello stato di rifugiato politico. Serve il permesso di soggiorno, serve l'atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita. Serve l'autodichiarazione in cui viene affermato di non aver riportato condanne nel paese di origine. Ok? Prendete carta e penna che ve lo ripeto. 5 anni di residenza in Italia. Bisogna rinnovare il documento di riconoscimento dello stato di rifugiato politico. Serve il permesso di soggiorno. Serve l'atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita. Serve l'autodichiarazione in cui viene affermato di non aver riportato condanne nel paese di origine. Spero che con tutte queste notizie che vi ho dato io vi sia stata utile e inoltrate i miei video ai vostri amici, perché devo ancora rispondere a tutte le altre domande che mi avete fatto. Vi chiedo anche di iscrivervi e di mettermi un bel like. Io vi saluto, io vi ringrazio e ci vediamo molto molto presto. Ciao, a presto.